Ciao e benvenuti a The Real Freestyle, l'unico talent che porta gli iscritti direttamente in TV. L'unico talent discusso sul web perché si arriva qui senza filtro e ormai lo sapete. Oggi si sfideranno tra di loro tre partecipanti che arrivano da posti opposti d'Italia, gioco di parole, da Lucca, da Messina e da Parma. Messina si registra a Milano, ne ha fatta di strada il ragazzo. Non vi dico niente perché i coach sono rimasti entusiasti di uno di loro, ma non vi posso dire nient'altro. Buon freestyle a tutti e pronti, partenza Real. Ciao a tutti, siamo qui con Iro, esatto. Sì, bella. Tu sei di? Zurigo. Vengo da Zurigo, però sono di Parma. Ho capito, e da tanto che fai freestyle, rap? Sì, da quando ho 13 anni, ne ho 19, ormai sono 6 anni. Caspita, hai iniziato prestissimo. Ho iniziato col writing a 12, a dire la verità. Hai fatto diversi contest con esito positivo. Sì. Esatto. Sì, l'ultimo sono arrivato terzo qui a Milano al Barrios Caffè. Ah, bene. Allora, volevo anche chiederti cosa ti aspetti da questo programma? Un po' di visibilità e se va bene che... Che spacchi tutto e vinci magari. Certo. In bocca al lupo allora. Grazie mille, che crepi. Hola uomo, come andiamo? Tutto bene, bello. Benvenuti innanzitutto. Yeah. Grazie mille. Guarda, in poche parole, dici un po' chi sei, da dove vieni e che cosa ti ha portato qua. Bella, io mi chiamo Hiro, vengo da Zurigo perché momentaneamente mi sono trasferito lì per lavoro, sai, la crisi italiana. Però sono di Parma e sono nato a Reggio Calabria. Oh, grande. mio padre è marocchino, viene dal... Io sono però cresciuto a Parma, io parlo molto con cadenza parmigiana più che altro. E niente, adesso sono qui per cercare un po' di visibilità. Sono 6 anni che pratico il freestyle, che canto. Canto. Ci provo, scrivo pezzi in cameretta. E niente, spero di riuscire. Stavo notando che comunque è un look veramente bello che spacca. Quanto pensi che conti il look? E questa è una domanda personale, quindi rispondimi senza criteri, senza pensare a quello che potresti trovare dall'altra parte, ma ragionatela tu. Okay. Quanto pensi che il look sia importante in chi si esibisce, in chi comunque fa queste cose anche in televisione? Domanda. Secondo me il look per la TV, per comunque il DJ set è importante perché apparire così, però per il mio parere è più importante ciò che si dice, cioè risulta un po' banale come risposta a una domanda così, però è così. Ci sono molti artisti italiani che non sono modelli, però... Ti ho voluto un po' mettere alla prova perché comunque il tuo look non fa una piega e spacca già così. Grazie mille. Come stai? Adesso sentiremo il resto, quindi se sei pronto, DJ Fice, manda la base. Bella. Ok, torna Hiro qua e ti smonta. Hai capito? Quando rappa lui il sole tramonta. Ok, io sono come un'onda, ti stritolo la mente come un'anaconda. Porto il mio rap dall'oltretomba. Ok, quando rippo io sulla base sgommo. Hai capito, fra? Io non mi monto la testa, arrivo sgondo. Arrivo sgondo perché il mio... Ok, mi in triple, sì lo so, comunque vado, io smocco ancora un po' come sempre, viaggio con la mia cazzo di mente, ok? Io non valgo proprio niente, però ci provo, io non faccio il finto perdente, io arrivo qui con le mie rime e un mic e ci provo, fra, riporto in vita e tu the beat, sì perché sono cresciuto con lui e ce l'ho dentro di me, sì. Sento ancora il flow che mi pompa nella testa, fra, già da un po'. Yeah. Mi sono intrippato. Guarda Iro, l'emozione gioca brutti scherzi, questo lo sappiamo tutti. Adesso non so se posso parlare. È stata la seconda, mi sento ancora più sotto. Televisione o non televisione, ogni volta che comunque ti esponi e fai qualcosa è inevitabile che la tua parte emotiva venga. Quando prende il sopravvento è un casino e questa cosa la devi imparare. Per me è no. Okay. Mi spiace, anche per me è no.
Sì, anche perché sì, magari impari un po' anche a vivere più rilassato queste situazioni qua, anche già solo facendole, già è bello, ci siamo incontrati, conosciuti. Però se ti posso anche solo dare un consiglio, in realtà secondo me poi in quel momento lì è vero che molto gioca l'emozione, però veramente pensare che tu ci stai mettendo il tuo carattere, quello che sei, la tua storia. Poi è iniziato tanti anni fa anche con un percorso bello serio, che passa dal writing all'emceeing, quindi comunque metticela tutta sta roba qua, ogni volta che prendi il mic, ogni volta che apri bocca. Poi qua non è come fra gli amici, sei davanti a quattro teste così, non è proprio easy, però veramente complimenti lo stesso. Alla prossima però, dai, magari. Grazie mille. Anche per me no, ho visto parecchie imprecisioni. Non c'era comunque un discorso che filava, veramente una rima una con l'altra, ho fatto un po' fatica comunque a seguire, spesso intercalari comunque ripetuti. Ci vuole un po' più di convinzione secondo me, perché magari la carica anche entrando, anche il tuo modo di vestire tutto era più aggressivo, mi aspettavo un po' più di aggressività in più e un po' più di convinzione. Anche perché se non lo sei tu non puoi convincere gli altri. Questo. Grande. Ciao, grande lo stesso. Da Zurigo, Bombo Clark. Finito il tuo provino, com'è andato? È stata dura. Pensi che i giudici abbiano detto cose giuste? Non lo so, momentaneamente sono via con la testa. Quando rivedo il video risentirò il giudizio dei giudici. Cerca di stare su comunque, perché ci sono mille altre possibilità per far vedere chi sei. E chissà mai, magari la prossima edizione vieni ancora a trovarci. Volentieri. Volevi dire qualcos'altro? Sì, il 12 c'è un concerto a Zurigo, quindi la visibilità ci sarà comunque. Benissimo, tutti al live a Zurigo. Bella, Hiro. Vi aspettiamo, ci sarò anch'io. Bella. Non è vero. Eccoci qua con D. Seymour. 22 anni, esatto? 22. Di dove sei? Di Lucca, Toscana. Di Lucca. Allora, io leggendo la tua biografia ho visto che hai fatto un album che si chiama Diverso da voi, esatto? Il penultimo, adesso ne uscirà un altro dal titolo False Speranze. Ah, benissimo. Vuoi dirci qualcosa sia dell'uno che dell'altro? È totalmente diverso. Il primo parlava di vite di altri più che altro, raccontavo storie di altri. Adesso è tutta roba che riguarda me. E poi sono stato spinto da un sito che si chiama Barre di Plutonio, è tutto per la Toscana, sono molto contento di quest'altro. Sono contenta anch'io, diciamo che da lì poi quindi hai preso piede e iniziato a farti conoscere, quindi. Da quanto fai freestyle? Freestyle da 3 anni e mezzo, 4. 3 anni e mezzo. E cosa ti aspetti da The Real Freestyle? Di divertirmi, di farmi conoscere, proviamo a vincere. Dai, prova a vincere, io ti faccio un grosso in bocca al lupo e ci rivediamo dopo il provino. Dopo. Ciao! Ciao, tu dormi bene. Vai, presentati, dici un po' chi sei, da dove vieni. Stefano Del Moro, da Lucca, in arte di Seymour. Wow. Sfruttiamo la città, portiamo avanti quello che sappiamo fare. A che ora sei partito per arrivare? Stamattina alle 6:30. Guarda, degli eroi, sì, sono squadra. Arrivati da ovunque. Sfogati bene allora. Sì, mi sfogo. Esatto. Big D. Seymour, caccia, vabbè, non facciamo neanche finta, abbiamo già lavorato. Il ragazzo c'ha un mega timbro, un mega flow. Dai, vai, bene, lo vediamo, caccia l'uomo. Ok, sì. Di Simon sopra il pezzo LU, io rappresento, frate. Sto qui, vi spacco le barre, lo sai come facciamo. Di Simon, frate, ti divoro già da lontano. Su ogni cazzo di base io te le chiamo. Senti come suona, di sì, fra non perdona. Da Luca ad ogni parte del mondo, frate, le suona. Non stona ma tuona, poi te le suona. Perché frate le cose van dette una volta sola. Di sì, fra non perdona. Sto qua, ho fatto 6 ore di viaggio. Lo sai cazzo che sono qui e mi sto raccontando. Già, sopra sto pezzo faccio di meglio, sempre di meglio. Posso fare pure peggio, frate, ma non lo sto facendo. E adesso, qua di fronte a voi, lo sto dicendo. Quello che so fare, raga, vado a torre. Ehi, hey, yeah. Mi son partito adesso, faccio uno scratch. Ma sai che c'è? Sono qui senza barre, man, yeah. E se sta roba ti prende, dimmelo subito adesso. Perché cazzo, frate, ti porta a casa di Seymour. Rappresento LU, la mia crew, Golden Age. Lo sai, frate, ste rime sono tutte ok. Sempre del ton tempo, sempre ancora meglio, lo sai. Col flow ti stendo, frate, mo ti riprendo, yeah. Tu una Ferrari, io sono una Lambo. Lo sai, a 300 all'ora, cazzo, mi raccomando. Non sono raccomandato, sempre isolato. Sto sul punto fermo e adesso sono raccomandato.
Bella. Raccomandato, no, non sapevo nemmeno di beccarti, no, qua. Che figata, bella storia però beccarti qua. Che almeno dai, comunque è bello vedere che oltre a essere super produttivo sul web in generale già... Fra un po' esce il nuovo... Come artista indipendente, dai, sei pure uno comunque sì, che ha voglia di... Sei vuoi consigli, se... Mettersi in gioco, che è un po' quello, dai, che speriamo anche di dare un esempio un po' a casa. Io già lavoro con te, mi piace un casino quello che fai, guarda, per me comunque naturalmente sì. Grazie. Magari tutti facessero il percorso che stai facendo tu di essere produttivi a priori, un programma televisivo no, veramente mega. Ci si prova, grazie. Grande. Gran flow, massiccio, presenza grazie. Bella tosta, mi piace, quindi voglio vederti in finale. Grazie. A livello di flow anche, insomma, ne abbiamo sentiti pochi anche, un po' più lanciati veramente. Gioca tanto l'emozione la prima volta. Guarda, l'abbiamo detto in queste puntate non sai quante volte. ed è di fatto è vero, una realtà. Vai in palla. Io sono positivo e sono anch'io curioso di sentirti nella prossima puntata. Grazie. Anche per me, non essendo il problema tecnico, comunque c'eri. Non sentivi magari bene la base, ma c'eri. Alcune prossima volte sei andato un po' fuori il tempo, però come sentivi la base hai recuperato subito, perciò il riflesso ce l'hai, la tecnica c'è, per essere un freestyler per me sì. Grazie a tutti. See you! Bravo, grande! Com'è andata? Benissimo, 4-6. Wow, che dire d'altro? Sei contento di quello che ti hanno detto i coach? Contentissimo, pienamente contento. Hai dato il meglio di te? Sì e no, c'era l'emozione di mezzo, la prossima sarà meglio. Se la prossima spacchi ancora di più vorrà dire che sarai tra i probabili vincitori, no? Dai, te lo auguro. Grazie. E vuoi salutare qualcuno? Saluto tutti i miei compagni e la Golden Age Records che supporta. Bene. Ciao a tutti! Ciao a tutti, eccoci qui con Luchino, esatto. Quanti anni hai? 19. Da dove arrivi? Da Messina. Dici qualcosa di te, del tuo percorso nel rap, se hai già scritto dei brani, fai freestyle, ruota libera. Sì, ho scritto dei testi, però non ho registrato nulla, ecco. Faccio freestyle da 3 anni, però questo è il mio primo provino, ecco. Ti piace Ensi? Sì. Ti piace tanto? Tantissimo. Ne stavamo parlando prima, fuori. E cosa ti piace di lui? C'è qualche brano in particolare che adori? No, un po' tutto, soprattutto quando fa freestyle, soprattutto ai live, ecco, sì, numero uno. Cosa ti aspetti da The Real Freestyle? Un'opportunità, un lancio nella scena hip hop. Benissimo, allora vai, spacca tutto e metticela tutta. Ciao man. Ciao. Dici come ti chiami, il tuo nickname e insomma se hai fatto qualcosa già nella scena. Mi chiamo Luca, vengo da Messina, in arte Luchino. Da Messina, sì, grazie. Traversata. Questo si chiama l'applausino d'ufficio. Grazie. Ogni tanto, non è così, non lo regaliamo. Sono partito stamattina, ora tra 2 ore ho di nuovo l'aereo di ritorno. Mamma mia, ci vorrebbe l'altro applausino. Tra l'altro, super rapper elegante. Vedi di spaccare perché ci fai venire dei sensi di colpa dopo il viaggio. Te li devi far venire tu i sensi di colpa se non spacchi. Cioè. Sì, certo. Dai, però veloce l'abbigliamento, dai, mi interessa sapere come vuoi proporre un bel... Lissio. Un po' stile quasi common, più che rapper comuni. È già conscious a prescindere. Già serio, come mai questa scelta? Così. Ti senti rappresentato? Sì, vero? Esattamente. Bellissimo, grande. Cioè, pure i giorni normali, pantaloni larghi o felpa, pure come senza vuoi. Problemi. Cioè. Nelle buone occasioni? Sì. Tu sei pronto? Prontissimo. Vai, DJ! Ehi, hey, raga, è arrivato il momento. Sì. Vai, è arrivato il momento, adesso mi ripresento. Sono Luchino ed è con i rap che mi alimento. Messina sul posto, ti lascio scosso. Ritornerò in Sicilia solo se sarò promosso. Sfotti me, ma chi sei? Accendi la TV, sintonizzati su 716. È là che mi vedrai, sto parlando di Sky. Match Music, hai capito bene. Sono qui, mi sono liberato dalle catene. Grazie a questo flow che in alto mi mantiene. Sì. Sono arrivato qui a Milano per supportare questo rap italiano. Adesso te lo capisco meglio, io sono il marziano. Sono venuto con l'UFO, mica con l'aereo. Tu non mi capisci, poi te lo rispiego. Sì,
grandissimo, grande tormento. Arrivo qui, ti cambio sempre argomento. Sono Luchino e non mi fermo, non mi spengo, non mi spengo. Sono un incendio, meglio che me lo fumo questo cazzo di stipendio. Non mi fermo perché questa è un'opportunità. Grazie a tutti, fra. Scusate l'emozione, tranquillo. Panico, mannaggia. Mi metti un po' in difficoltà. Mi metti un po' in difficoltà perché ti sei inceppato più di una volta. E a livello di show, secondo me, pecca un pochino. Posso capire l'emozione, però ti sei stoppato, secondo me, un po' troppe volte. Dall'altra, dalla tua, hai che hai cacciato 3-4 rime che mi hanno preso bene. Siccome sono buono di natura, faccio così, senza il basso, però. già questo mi ha fatto capire che ci sei arrivato di cuore. Quindi voglio essere positivo e vorrei vedere in finale che cosa fai. Grazie. Per me sì. Allora, quello che voglio dire io è questo: ci sono due aspetti che mi mettono in contraddizione. Il primo è che sei stato l'unico che ha guardato quella telecamera. Wow, vero. E vuol dire che ci hai pensato, a chi sta dall'altra parte. Certo. Quindi questa cosa mi piace. Il rap non mi è piaciuto tanto, non mi è gasato tanto, onesto. Troppe incertezze. Onesto anche a me, però. Allora diciamo che io la penso come te. No, dato, giro, non ho dato giro. Il 100%, forse neanche il 60%, però. Io dico no. Io apprezzo il fatto che hai fatto tanti chilometri, vuol dire che magari ci crede veramente e volevi vincere anche questa occasione o essere partecipe a quello che è. Però ti dico di no, perché ti hanno già detto quasi tutto, ti sei perso più di una volta. Comunque, dal mio parere, un freestyler deve essere più cazzuto anche di un rapper normale, no? Perché mettersi, c'è una battaglia, deve essere proprio pronto a rispondere subito. Cioè, ti perdi 3-4 volte, sì, vuol dire che... Sì. Cioè, mettiti se c'era qualcuno di fronte a te, cosa facevi? Cioè, in una gara dico proprio uno contro uno. Lì non ti ci vedo, ecco, perciò ti devo dire di no. Mi piace. Okay. Grazie. Ti manca? Perché anche se da un lato ti vorrei far fare altre due rime, ma ho paura che stai proprio un po' così. Però glielo facciamo freestyle. Per il viaggio da Messina, sì. Infatti le farei fare, ma perché hai cacciato veramente 2-3 rime da poco. Quindi vuol dire che te sei partito da Messina fino a qua. Ma proprio easy, che ti prendi due respiri, cazzuto. Rilassa come se fossi fra gli amici. Guarda che hai 30 secondi per convincerci a pieno. Yeah. Ok? Tutti e quattro? Sì. Te la rigiochi se proprio. C'è bisogno di un abbraccio. Tutte e Vai, sciolto. Vai, DJ. E tu, dai che ci siamo. Ok, mi vedi in tele e dici che sono un clown. Ma io vengo dallo spazio. Splash down. Sì, dopo che mi scopo queste tipe mi lasciano pure feedback. Sì, perché voglio avere più successo di Back in Black. Sì, sono da Messina, poco fa ho rullato un po' di erba nella cartina. Scusate, non è emozione, è che sono stonato. Però questo stile è veramente improvvisato. Sì, scusatemi ancora, sono qui veramente da Ancona. Però... Dai, almeno hai fatto un'altra mini jam con noi, dai, è stato un piacere, almeno per me, averti qui. Dai, io ti dico di no, non so gli altri. Così torni a casa più pompato. Io riconfermo quello che ho detto prima, però devo ammettere che dopo l'abbraccio sei partito come è giusto che dovevi partire. Questa cosa è una soddisfazione. No, anche perché questo qua è praticamente un punto di partenza. Tu hai visto sei venuto, hai fatto un viaggio, hai incontrato delle persone, ti sei confrontato come fai sempre a casa con gli amici. È il mio primo provino, quindi non... Ma se torni potenziato con l'idea di metterti a lavorare bene sulle tue cose, è solo stata una spinta in più per quello che verrà, non è sicuramente... Per quando mi riguarda è già non è tanto drammatico. Accadrà qualcosa. No, perché no, lo uso come punto di partenza. Assolutamente. Tu sei hai secondo me delle buone capacità, ma le devi sicuramente affinare. Quindi il nostro no in questo momento non è assolutamente per smontarti, ma è per darti una carica in più. Assolutamente. Okay, mi raccomando. Yeah. Grandissimo, grazie per essere stato qua. Ciao, grazie a voi. Com'è andata? Male.
Male, sì. Tre no e un sì. Pensi che sia stato giusto il giudizio dei nostri coach? Assolutamente sì, perché mi sono emozionato, ecco. L'emozione purtroppo a volte gioca a sfavore, però sicuramente avrai altre opportunità di dimostrare chi sei e insomma dai, poi comunque è stata una bella esperienza, no? Sì, certo, ci proverò ancora. Ti aspettiamo magari la prossima edizione, che ne dici? Ok, se ci sarà sì, assolutamente. Ci sarà, dai. Tu ci sarai? Io ci sarò, e tu? Allora ci saremo, big up! E rieccoci in studio. Chiusura di puntata e, come anticipato, soltanto uno ha letteralmente entusiasmato i coach e arriva direttamente in finale, cioè DC Moore, finale che sarà il 20 novembre a Legend di Milano e mi raccomando, vi aspettiamo perché potrete assistere alla proclamazione del vincitore in diretta con noi. E ricordatevi, qualunque informazione, therealfreestyle.com. Per il resto, buon proseguimento e stessa ora, stesso canale, stesso programma. A presto, The Real Freestyle.